Gli stati generali del tartufo toscano si sono ritrovati a San Giovanni d'Asso in occasione della 14ª edizione della festa del tartufo marzuolo per un importante convegno con l'assessore all'agricoltura della regione toscana ed esperti delle università di Firenze, Pisa, Perugia e Rieti. Il tema al centro della giornata, organizzata dall'associazione Tartufai Senesi, l'Accademia dei Gergofili e il comune di San Giovanni d'Asso con la regione toscana, era la tartuficoltura e sviluppo rurale. La Toscana conta numerose specie di tartufi, tra le quali le più note sono il bianco, il bianchetto e il nero, e sono 6 le zone riconosciute di provenienza, ovvero il Casentino, le colline Sammignatesi, le Crete Senesi, il Mugello, la Val Tiberina e la Maremma Grossetana, con 11 associazioni di raccoglitori e circa 4.000 tartufai. Il valore della produzione tartufigena in Toscana raggiunge i 10-12 milioni di euro. Marco Remaschi, assessore all'agricoltura della Regione Toscana. Beh, io sono venuto intanto per ascoltare, le istituzioni, per ascoltare i produttori, per capire tutto l'interesse che c'è verso questa produzione, che sta dando grosse soddisfazioni, ma che in prospettiva può indubbiamente crescere. È necessario che facciamo strategie e politiche comuni. È necessario che intendiamo valorizzare, diciamo, il prodotto, è necessario che ci sia una condivisione anche sulla tracciabilità del prodotto e quindi lavorare parecchio sulla formazione e sulla informazione anche del consumatore finale, perché questo è uno degli aspetti che è identificativo delle produzioni nostre in generale, della Toscana di grande qualità.